Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Avrei preferenza di no. Chi sono? Allora, io sono ormai uno che fa teatro, mettiamolo così, da quasi 40 anni, nel 2023 saranno 40 anni, sempre fatto diciamo dentro questa struttura di cui sono uno dei soci, oltre il presidente, ma insomma questo poi talvolta sono cariche che lasciano il tempo e trovano, diciamo sono uno dei sei soci da sempre, da quasi 40 anni fa, e sono come un po' tutti quelli diciamo della nostra compagnia, poi svolgo più ruoli, non siamo proprio, siamo attori della compagnia, ma non solo attori, facciamo mille altre cose, mille altre funzioni, siamo un po', diciamo che se siamo associazione culturale, siamo un po' cooperativisti in questo, da questo punto di vista, per cui ecco, sono uno e da sempre lavora dentro questa compagnia, ripeto, ormai quasi 40 anni, non so quante produzioni si sarà fatte, ormai si perdono, è un numero illimitato, sempre stato un po' per ora in tutte le produzioni e sono un attore, socio, amministratore della compagnia, nonché presidente, insomma diciamo nelle poliedriche facce ognuno di noi dentro ha e che deve avere, anche perché ripeto, oggi come oggi, ma è sempre stato per noi così, la sostenibilità un po' della nostra impresa è sempre passata anche da questo, cioè dalla nostra capacità di diciamo di svolgere più funzioni, più ruoli oltre a quello prettamente attoriale. Ecco, questo è. Il 23 febbraio vi troverete a Montegiorgio per presentare uno spettacolo che sta andando veramente, arriveremo, abbiamo detto, fino a Pasqua, puntate di continuo. Anche Montegiorgio ha deciso di riaprire il teatro al pubblico e finalmente si torna al teatro insieme. Certo, no, ma infatti guarda, tra l'altro non penso di dire niente di particolare, dire tra l'altro il direttore artistico è Gianluca Balestra, è una persona che conosco da tempo, anche perché anche nella sua funzione anche di direttore di Elsinor abbiamo coprodotto delle cose insieme, non ultimo anche quest'ultima estate Il Paradiso con Cristicchi, ma detto questo devo dire sì, noi diciamo questo era lo spettacolo che era proprio capitato proprio nel mezzo alla pandemia, cioè era partito dopo un debutto nell'estate del 2019 al Festival di Napoli, era proprio ripartito da febbraio come distribuzione, aveva fatto un mese scarso e poi interrotto, aveva anche lì fino a metà aprile date, interrotto tutto proprio per effetto della pandemia. Sono passati due anni, a due anni esatti di distanza, l'abbiamo ripreso perché chiaramente c'era anche da recuperare molte delle date già a suo tempo ipotizzate e poi chiaramente ne abbiamo inserite delle altre. Come hai detto, noi praticamente dal 10 di febbraio che è ripartita la tournée fino proprio al 14 aprile, qui a ridosso di Pasqua, andiamo a giro per l'Italia, devo dire da l'Alto Adige dove siamo attualmente, no, fra Brunico, Bressanone, Merano, Vipiteno, Bolzano, fino a Comiso in Sicilia, Catania e Comiso in Sicilia, qui veramente ci portiamo avanti per tutta l'Italia. Italia, tocchiamo tantissime regioni, un giorno qui, un giorno là, ma anche questa è un po' una nostra da sempre caratteristica, salvo proprio sei giorni a cavallo fra marzo e aprile a Roma, al Teatro Quirino, poi per il resto proprio sì, facciamo proprio date su date, piazze su piazze, un po' come si chiamavano un tempo i famosi scavalcamontagne, e devo dire uno spettacolo con Leo Gullotta di cui devo dire
dopo averlo ripreso per, dopo due anni, un po', sa, un po' di timore dopo due anni, boh, insomma, chissà come andrà. Invece devo dire, abbiamo trovato un pubblico a cui è entusiasta, a cui piace tantissimo, pur con una storia non facile e nuova anche per il teatro italiano, perché è tratta da un libro, insomma, da, non da un testo teatrale adattato, per cui insomma non sai mai poi come va fino in fondo, al di là poi del traino che un nome come Leo Gullotta fa allo spettacolo, per cui tutto sommato invece abbiamo trovato un ottimo riscontro, lo spettacolo funziona, va, piace, diverte in dei momenti, emoziona in tanti altri, fa pensare in altri ancora, per cui penso sia uno spettacolo che anche a Montegiorgio piacerà, perché sono convinto, ecco, che abbia un valore umano e sincero, ecco, che incontrerà il favore del pubblico. Ecco. L'emozione che si prova quando si apre il sipario della quarta platea, che è davanti a un pubblico che inizialmente è silenzioso, poi è un silenzio che parla, perché emana quella sensazione di energia, poi piano piano applaude, si emoziona, piange. In realtà voi il pubblico lo sentite, ma non lo vedete perché è al buio. Che sensazione provi? No, beh, questo da sempre, piacevole sensazione. Devo dire poi è buffo il rapporto nel pubblico, perché ci sono dei pubblici che si sentono di più e dei pubblici che si sentono di meno. E non necessariamente vuol dire che poi quello che senti meno vuol dire che non gli è piaciuto. Talvolta è anche questione di educazione, di un modo di stare a teatro. Poi semmai ti sembrano dei talvolta si dice, ma che sono manichini, per dire, no, da come sono silenziosi, e poi invece agli applausi finali esplodono in un applauso molto pieno, molto sentito, per cui è buffo il rapporto nel pubblico. Però ecco, per esempio in questo spettacolo, in queste prime repliche, e non ce lo ricordavamo che era così quando l'abbiamo fatto le repliche due anni fa, partecipa tantissimo, nel senso che subito va in empatia con questo personaggio che è Bartleby, con questa sua quasi unica frase, lui ripete, lui è o silenzioso o ripete quasi esclusivamente una frase, che avrei preferenza di, avrei preferenza di no, avrei preferenza di no. Ma lo dirà nello spettacolo, non so, 50 volte, no? O più. E ovviamente da un certo punto in poi, se lui fa una pausa prima di, per esempio, io faccio il ruolo dell'avvocato, quello appunto che lo assume, eccetera, ecco, se lui dopo a una mia richiesta, prima di dirmi avrei preferenza di no, fa una leggera pausa, senti proprio il pubblico, dice, oh, gli ridice avrei preferenza di no, perché lo intuisce subito. E è stato incredibile come in questi giorni proprio sentiamo proprio il pubblico partecipare, addirittura parlando fra di sé, cosa che forse anche un po' la pandemia, questa volta di tornare a teatro, di riessere insieme agli altri, forse ecco è anche un effetto, forse ecco, di un ritorno a teatro dopo così tanto tempo, perché io non me lo ricordavo che era così prima nelle repliche di due anni fa, però invece in queste prime repliche è stato incredibile, ecco, questa partecipazione spontanea del pubblico, ecco, commentando anche durante lo spettacolo e poi gli applausi finali, ovviamente sempre tutti molto molto insistiti, molto sentiti, per cui speriamo che sia davvero un anno di ripartenza, anche se ancora non una ripartenza un pochino faticosa, ma speriamo sia un anno di ripartenza, via. E le domande che ti fanno quando scendi al palco, che poi il pubblico che ti chiede, ci fanno domande strane oppure ti chiedono cose particolari oppure ti fanno solo i complimenti? No, sai, guarda, allora, chiaramente, allora, innanzitutto avendo in compagnia un primo attore importante come Leo, è chiaro che principalmente è lui il motivo di attrazione, è inutile negarselo da questo punto di vista. Devo dire nella maggior parte dei casi, laddove si rivolgano anche a noi, è per fare i complimenti, sia rispetto allo spettacolo, sia rispetto all'interpretazione. Devo dire che questo spettacolo, a differenza
differenza di altri, ecco, proprio perché è anche uno spettacolo che fa pensare, qualche volta trovi qualcuno che senti e avrebbe voglia di parlare anche dopo un po' di più, che ti dice che lo ha emozionato molto, che è uno spettacolo importante oggi, che dice delle cose oggi, che è importante proprio nell'oggi, per cui ecco, senti che ci sarebbe anche questa volontà. Poi sai, in questo devo dirti, noi attori siamo un po' vanitosi, ma siamo anche molto a fine spettacolo, ci aspetta spesso la scena post spettacolo, per cui siamo spesso sbrigativi, perché sennò non ci aspettano i ristoranti, per cui devo dire siamo molto con il pubblico, a volte anche più sbrigativi di quello che loro vorrebbero, però è anche giusto, sì, cioè è bene anche che rimanga, come dire, quello spazio fra lo spettacolo e gli attori ne fanno parte, e il pubblico è lo spazio di sospensione che rimane, chissà lì cosa voleva dire, io l'ho sentita così, chissà se davvero era così quello che volevano darmi, ma è bene, talvolta glielo dico, guardate ragazzi, non è bene spiegare tutto, è bene che rimanga. Il teatro è bello anche perché c'è un lato di mistero, noi si porta come esempio sempre una famosa battuta, non si sa se come dire, leggenda metropolitana o meno, proprio di questi due grandi attori inglesi, facevano un testo di Pinter e dopo un mese di prove che l'attrice chiedeva al regista, ma questa battuta la devo dire così o così, deve più intendere questo nel nostro rapporto o deve più intendere quest'altro. In prova generale arriva Pinter, per cui tutti emozionati, l'autore, vanno da Pinter e la prima attrice dice, maestro mi scusi, ma noi ci chiedevamo, ma in questa battuta io devo rimandare più questa sensazione o quest'altra? Lui fa un attimo di silenzio, la guarda e dice, una sera in una maniera e una sera in un'altra, per cui questo, ma perché questo è un po' così, c'è un lato anche per gli stessi autori che scrivano di imponderabile, di mistero, di spazio dove ogni attore, ogni regista e anche ogni spettatore può anche metterci del proprio, ecco, qui mettersi lì a spiegare con per filo e per segno cosa volevamo o non volevamo, forse non è neanche giusto, ecco. Ricorda un pochettino il rumore fuori scena, dove lo spettacolo viene visto in tre parti diverse e in realtà lo spettacolo, che è sempre quello, poi ogni volta ha una sua vita diversa, che ci sono quei momenti particolari che poi cambiano. Vi sono capitati anche a voi in queste situazioni che in realtà lo spettacolo è quello, però c'è sa qualche variazione. No, è quello, poi sai, è, come dire, è oggi la cosa la si è anche aggravata, spesso i tempi di prova di allestimento non sono così ampi, e talvolta anche è meglio così, perché talvolta più si va alla lunga più si inciampa nelle chiacchiere e nel sarà così o sarà così, ma può essere anche così e può essere così, poi alla fine diventa anche un gioco talvolta fine a se stesso, però è anche vero, e talvolta, almeno a me succede, che replica su replica trovi delle sfumature che durante le prove non hai avuto probabilmente il tempo, forse anche perché durante l'allestimento c'è da pensare a mille cose, le luci, le musiche, i costumi, per cui poi il tempo si riduce a poco, invece cominciando a replicare, sentendo le reazioni del pubblico, piano piano talvolta scopri delle cose che durante le prove non hai sentito, per cui in qualche maniera cominci a fare delle sfumature diverse, delle pause diverse, metti qualche pensiero diverso, per cui c'è un'evoluzione, una diversità, per esempio per chi l'ha visto alla prima e per chi lo vedrà all'ultima. Sembra incredibile perché il testo è quello, il personaggio è quello, per cui sembrerebbe non dovesse, uno potrebbe farlo un robot che lo ripete per tutte le volte, invece no, di volta in volta
non tutte le volte, ma diciamo durante la vita di uno spettacolo cambiano delle cose, cambiano, non si stravolgono, ma cambiano, modificano, si maturano, e insomma è un lavoro come tanti altri, costante, fatto con amore, passione, con professionalità, e che appunto necessita, come dire, sempre da avere una testa presente, non può essere fatto per puro gioco o per così, per puro divertimento. È uno spazio di ricerca continuo. Ecco. Perfetto, noi ti diamo, ci salutiamo, ci vediamo il 23 al Teatro di Montegiorgio. Beh, saluto a tutti, saluto chiaramente tutti i vostri ascoltatori, ci vediamo a Montegiorgio, sperando che siate numerosi, venite perché lo spettacolo se lo merita, ecco, mettiamolo così, se lo merita. Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Di no.